Ragazzi, buongiorno dalla struttura più pazza del mondo. Tenerora Pro al coperto e là in fondo, se guardate, c'è una mascottita. Muy, muy, muy tranquilla. E anche molto, molto simpatica. Questa è la struttura dove abbiamo soggiornato. Moto sicura con cancello in ferro. Camera super, super, super basica. Iniziamo con un po' di lavori di manutenzione, perché come avete visto nel video precedente la strada di ieri è stata pazzesca. Ho dovuto togliere lo specchietto in quanto si è rallentato. Altra cosa, nonostante tutti i cambiamenti, la barra che sostiene telefono e GoPro soprattutto non ha retto alle tantissime vibrazioni, nel senso, come potete vedere, io ho dato un fine corsa, non scendeva più la GoPro, però si è allentata nonostante il frenafiletti e iniziava a ruotare dall'altra parte. Qua assolutamente bisogna fare una delle nostre customizzazioni. Comunque al volo riserro un po' la vite, senza un ripio maledetto tiene abbastanza. Ok, la strada di oggi dovrebbe essere più tranquilla, quindi la rimettiamo. Intanto è arrivata la duegna che ci ha aperto il portone. E comunque gli specchietti per questa vita vanno cambiati. Prossima stagione porterò un tipo di specchietti più adatti per l'off-road. Gracias por todo. Gracias. Facciamo un giro della piazza di Ulapes. La signora della struttura ci ha detto che la mascottita, che non ha un nome perché lei non gliel'ha dato, è con lei da 8 mesi, da quando una coppia di Portegno, di abitanti di Buenos Aires, lui 45, lei 17 anni, gliel'hanno lasciato proprio perché avrebbero dovuto prendere il collettivo e non avrebbero fatto salire la mascottita. Questa coppia aveva 3 bambini, lei quasi 17 anni, e ci raccontava di quanto fosse, usando questa parola, barbaro qualche volta, perché non avere coscienza della vita a quell'età ti fa fare delle cose anche un po' troppo forti per poter poi condurre una vita dignitosa, farla condurre anche ai propri figli. Vita tranquilla a Ulapes, che ha circa 2700 abitanti. Quando ieri siamo andati a Desiderio Tejo, era considerata la grande città nelle vicinanze. Dobbiamo cercare un posticino dove fare colazione. La signora ci ha consigliato la stazione di servizio. Un condor sopra di noi. Questa è la stazione di servizio all'entrata della città. Volevamo far colazione qua, non c'è nada. Adesso andiamo a vedere alla panaderia del paese, magari una media luna e un caffè ci basterebbe. Adesso vediamo se lo troviamo. Siamo tornati in piazza, la panaderia dovrebbe essere a sinistra. Andiamo a vedere. Io comunque, ragazzi, per far colazione ho messo la maglia pulita. Intanto che aspetto Sara, tornata con media luna, poi è ripartita perché qua non avevano il caffè. Nel frattempo guardate intorno alla moto. Ma da quanti cico, ragazzi, con YouTube. Ogni volta che ci fermiamo è sempre lo mismo, sempre la stessa cosa. Curiosissimi ovviamente di vedere una moto che purtroppo non vedono mai, in quanto queste moto le vedono solo nelle capitali, nelle grandi città. Sara è tornata un po' scoraggiata. È difficile credere a quello che ho visto stamattina. Mi hanno rimbalzato in 3 locali, finendo in una panaderia che era un bar. E mi sono chiesta come mai la signora della struttura non ci abbia indicato quello che era anche vicinissimo alla struttura per fare colazione. Sì, bene, dos caffè con leche para llevar. Prepara 2 bicchieri, zucchero o edulcorante, no zucchero, me ne dà 6 di zucchero. E poi va dietro a preparare il caffè. Sentivo che era un bar, eh? Sentivo. Viene fuori dispiaciuta dicendomi disculpe, però la macchina si rompió. Benvenuti in Argentina. Esto è Sud America. Nel frattempo c'è una platea qua di persone. Tanto io vado. Aspetta che vi porto anche sotto al sole. Io vado con la seconda. Guardate la dimensione, questa dovrebbe essere con la crema. Sono eccezionali. 4 paste con la conversione le abbiamo pagate 70 centesimi, quindi ogni pasta 17-18 centesimi. Un gusto, chicos. Y vamos a recordarlo. Messi es mejor. Bueno. Gracias. Esperamos en Italia.
È una storia che si ripete. Tutti i ragazzi estremamente giovani osannano Messi a sfavore di Maradona. C'è questo scontro generazionale. I ragazzi ci hanno detto che cambia chiaramente l'accento di Cordova rispetto a quello della Rioja. Per esempio, Cordova ha le vocali allungate. Se dovessero dire mi dai un fernet, dicono mi dà un fernet. Alla Rioja si dice mi dà un fernet. Però c'è un'altra cosa: qui alla Rioja la R è un po' siciliana, cioè loro dicono la Gioca, una cosa che non avviene per esempio a Buenos Aires, che hanno tutt'altro accento. L'accento varia come sempre da zona in zona. Ma ora, accenti a parte, ripartiamo. Come potete vedere, non ci sono Beppe e Vania. La giornata è un po' più triste. Ci abbiamo parlato con Beppe, è tutto ok, le cose sembrano procedere per il meglio, quindi mandiamo un bacione a entrambi, in particolare a Vania, che sta passando un po' un momento più difficile. Eccola la rotonda maledetta, proprio in quel punto là, o benedetta, dipende dai punti di vista. Eravamo lì io e la Tenerona ad aspettare, e ora riprendiamo la strada. Vamos derecho. Aggiornamento: sono 110 km dalla partenza, la strada è sempre dritta e non abbiamo incontrato una macchina. Sara, stai bene dietro? Fermati in questo momento, oggi è veramente caldo, ma penso che la sofferenza è maggiore per la giornata di ieri, perché ancora dobbiamo farci una doccia, quindi abbiamo, vabbè, sorvoliamo. E questa è la situazione intorno, tutto tranquillo, la moto è partita da là a vista come sempre, un quarto del pocio disossato con limone e pure le papa. Come sempre, condividiamo tutto, costo con il cambio 3 euro. Percorsi quasi 200 km, guardate questa linea dritta. Aspettate, ve la faccio vedere meglio. Guardate, scusate il rumore del vento, ma non finisce mai. L'asfalto non è il massimo, quindi non possiamo andare più di 80-90 km/h, perché poi capita di prendere qualche buca, quindi fate del male alla Tenerona in maniera anche importante, come avete visto nella rottura del raggio. Ora rifornimento all'ultimo YPF, perché dopo di questo non c'è più nada per mucha ruta. E siccome anche al ristorante dove abbiamo mangiato pojo la macchinetta si rompiò, ora è il momento di un caffesito di quelli ignoranti, ma ignoranti. La benzina costa 7,79, che con il cambio sono circa 60 centesimi. Ho chiesto alla chica del distributore se nella tienda, nel negozio qui di fronte, hanno il caffè. Sì, mi ha detto, però stupita mi ha chiesto, ma tome caffè è nel verano también? Cioè prendi il caffè anche d'estate? Sì, però in Italia il caffè si prende sempre, anche se è così il caffè. Ah, bueno, forse questa è la ragione per cui non fanno caso se la macchina si è rotta, se non si prende caffè d'estate. È un po' quando il caffè di questo tamagno, di questa dimensione, capisco perché. E per farvi capire un po' la situazione, oggi ci sono 40 gradi. Apriamo, vediamo se c'è davvero. Ah, neanche tanto lungo. No, gliel'ho chiesto io, 1500. Ripartiamo proprio ora sotto un'aria che sfiora la sensazione che avevamo nel deserto del Sahara. Questa zona, nonostante il verde che vediamo intorno, non dista molto dal deserto. Siamo a Patkia, ancora nell'ora della siesta. Inizia a comparire la terra rossa del nord. Quando piove parecchio è veramente pericoloso, perché tutto questo che vedete sarebbe il letto del fiume. Sempre vedere le previsioni meteo quando l'idea è di percorrere i passi andini, perché qua te la cavi, a 5000 metri la natura è veramente potentissima. Fanno la loro comparsa anche los cardones, i cactus.
Questo è quello che fanno gli argentini quando ci sono i piccoli santuari o di defunta Correa o del Gauchito Gil. Lasciano bottiglie d'acqua, che si dice che defunta Correa in particolare morì di stenti, seguendo suo marito partito in guerra col suo bambino nato, però che si nutriva dal suo seno. Si dice che venne trovata morta mentre il bambino ancora fosse attaccato al suo seno. Siamo di nuovo sulla strada per la Valle de la Luna, nota con questo nome, ma si chiama anche col suo nome proprio, che è Isigualasto, e cioè terra senza vita. Hachal, la nostra destinazione, e siamo vicinissimi alle Ande. Eccola la sabbia che si scontra da un lato e dall'altro. Siamo nel deserto, ragazzi. La semplice sabbia si sta trasformando in vere e proprie dune. In lontananza, le cime maestose e imponenti delle Ande. La scorsa volta non ce l'abbiamo fatta a fare la premiere, per questo vi chiediamo scusa. Guardate oggi dove siamo, intorno quasi nada, ci sono circa 42 gradi, paesino fantasma. Premiere terminata, grazie per i tantissimi commenti, ora andiamo diretti nell'unico hotel di questo pueblito. Quanti forse gradi? Arriviamo, se no... E questo è l'unico hotel del pueblo, bella accaldata. Appena arrivati in camera, la porta non si chiude, quindi facciamo un po' di lavori di manutenzione alla struttura. Piccolo cacciavitino. Ti sarai fatto un po' prendere la mano? Sempre a portata di mano. Ora chiediamo lo sconto. Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Oggi possiamo dire che inizia il viaggio. Di fronte all'hotel San Martin. Con la tenerona bella carica, prontissima. Sara non la vedete perché è andata a prendere vive. Abbiamo bisogno di acqua e di qualcosa da mangiare. Il motivo lo capirete durante il video. Tenerona, mi raccomando, oggi abbiamo bisogno di te più degli altri giorni. Acqua ne abbiamo, riempiamo queste. Precisa per le nostre britanniche. Già ci sentite accaldati perché qua c'è una temperatura pazzesca. Penso che oggi arriveremo a 45 gradi, ma per pochissimo tempo, perché saliremo talmente in alto dove sarà anche freddo. 2157 chilometri dalla partenza. Non faremo rifornimento su questo paesino, bensì nell'ultimo pueblo che si trova a circa 60 km, un'ora di moto, perché dall'in poi non troveremo più nada per circa 256 km. In teoria non avremo bisogno di taniche, anche se saliremo talmente in alto dove la tenerona dovrebbe consumare di più. Però se la geografia non è un'opinione, come saliremo dovremmo anche ridiscendere, quindi se consumeremo tanto a salire, poi consumeremo poco a scendere. Il bandito è quasi pronto. Lasciando il paese di San José de Hachal sulla sinistra, compaiono subito loro, le Ande. In questo momento cielo completamente terso. Oltre alla tenerona dovremo fare i bravi noi, perché passeremo dai 1100 metri di Hachal ai 4008 del passo di Agua Negra, tutto nell'arco di solo una giornata. Io non vi nego che provo una certa emozione, perché aspettavo questo da mesi e mesi, in quanto noi ora dobbiamo andare là dentro, o perlomeno passare da questa direzione per andare sul Pacifico. Porteremo la tenerona alla stessa quota del Monte Bianco. Speriamo bene, non riesco a incrociare le dita perché con i guanti non ce la faccio, ma speriamo bene. Guardate il colore dell'asfalto che sembra mimetizzarsi con l'ambiente circostante.
Che posti, ragazzi, rimango senza parole, siamo soli, è bellissimo, il cielo è completamente sereno, la temperatura non è poi caldissimo perché già stiamo salendo di quota, il fiume che scorre nella vallata, c'è un po' di verde, questi colori, montagne maestose, pazzesco, e in teoria questo dovrebbe essere nulla rispetto a quello che vedremo. Ma guarda qua, io in questi casi, come sempre, con un occhio guardo il panorama, con un occhio guardo le buche. Il fiume che scorre placido è proprio il Rio Hachal, che dà il nome all'ultima cittadina argentina a valle. Nella cittadina di Rodeo, nonostante la foschia della giornata, si intravedono sulle cime i ghiacciai. Arrivati al bivio, a sinistra andiamo a Las Flores alla ricerca di un YPF per fare il pieno alla Tenerona, perché poi, come detto, non c'è più nada. Allora la domanda nasce spontanea: come si vivrà in questo ridente pueblito? Qua la benzina si trova a 7,88, pensavo anche peggio. Infine, con l'altura, e me come sta la vita? Siamo pronti a cruzar perro. Dogana 1 km, confine col Cile 90. Centro di frontera, Agua Negra. Vamos con i soliti controlli. Sta bene? Prossimo distributore 250 km, guardate, tutta dritta, sembra la strada per il paradiso. Comunque partiamo da 1870 metri sul livello del mare e sono le 11:56 della mattina. Stiamo andando costantemente in salita, forse la camera non si percepisce, ma lo sento al motore della Tenerona che sforza un po'. Prima il distributore ha voluto mettere addirittura la benzina in finia con più ottani, perché non so a 5000 metri come si comporta appunto la carburazione della Tenerona, cioè nel senso se l'iniezione riesce a compensare la mancanza di ossigeno. Comunque siamo già sopra i 2000 metri e vedere questo sfondo è quasi pauroso, siamo veramente pechegni di fronte alla natura. Iniziamo a sentire i primi scricchioli delle orecchie, siamo arrivati a 2520 metri. Sarà anche un test per la Tenerona per capire quanto consuma a queste altitudini. Con un pieno non dovrei assolutamente avere problemi per percorrere 250 km che ci separano da Vicuña. I giganti iniziano ad avvicinarsi. Siamo completamente immersi nelle Ande che, come un abbraccio della mamma, sono imponenti ma morbide. Non hanno quei picchi a cui le Ande ci avevano abituati nella zona della Patagonia. Il manto stradale è ancora perfetto e il contesto è surreale, come potete vedere. 3200 metri ora, iniziamo a salire. 3300 ora e questo è il record per la Tenerona. Io e Sara senza moto siamo arrivati a 4600 nel 2016 con un coach. La sensazione è stata veramente complicata perché la mattina siamo partiti da Salta a 1200 metri e dopo circa 30 minuti stavamo a 4000 e quando siamo scesi dall'auto non riuscivamo neanche a restare in piedi. Oggi con la moto, con 5 quintali di moto, onestamente non so che sensazione posso provare, ma soprattutto con 7 anni in più sul groppone. Questa cosa un po' mi preoccupa, ma lo vedremo come sempre tutti insieme. Ti fate per noi. Nel frattempo l'asfalto è diventato lastra di cemento, come al solito, nei luoghi un po' più impervi, dove le temperature possono scendere di molto. Sfondo parete bianca, 1640, la Tenerona, se diamo gas, riprende in maniera un po' più lenta, ma comunque riprende. Si inizia,
ci hanno detto che è abbastanza battuto, anche se come inizio non mi sembra proprio battutissimo. Ci aspettano chilometri e chilometri. Viene più avanti con il peso. Voi in sella siete pronti? Scrivetelo nei commenti. Quindi qua è chiusa, per forza di cose bisogna passare di qua, quindi cominciamo bene a 4000 metri. Allora tu scendi e passi di là. Ma a parte, dai, questo è piccolo. No, scendo amore. Dai, che ce la facciamo. No, dai, scendo. Perché, Fra? Dai, questo è semplice. No, scendo. Lentamente. Vai piano. Traversiamo a piedi il guado. Vamos. L'altitudine inizia a sentirsi. Meglio qua. Siamo 4000, vai piano, con calma. Sei a salire. Seguimos, sì. Vamos, con calma. Io affondo un po'. Qui un problema, devi scendere, sì. Speriamo che non affondi più di tanto.